Sono il vice sindaco di Fano, Maria Antonia Cucuzza. Io porto a tutti innanzitutto il saluto del sindaco Aguzzi, il quale, come il sindaco di Pesaro, era stato precettato, perché è stata molto esplicita, poiché lui non riusciva a venire, nemmeno l'assessore ai servizi sociali, mi hanno detto no, bisogna andare assolutamente, e quindi eccoci. Comunque sempre con molto piacere, non è la prima volta che presenzio a questo nostro incontro, lo faccio molto volentieri, per l'Unione in generale, ma in modo particolare poi per l'amicizia con Maria e con Augusta, con cui collaboro e con cui tra l'altro stiamo cercando di mettere in piedi insieme un lavoro per questa estate. Ha già detto molto bene il sindaco Ceriscioli, è un momento davvero, dire drammatico non è un parolone. Gli enti pubblici sono tutti nelle stesse situazioni, siamo diventati praticamente esattori per lo Stato e non resta molto nelle casse comunali. Anche il Comune di Fano ha subito dei tagli grossissimi, si parla di 2.800.000 euro solo quest'anno, meno rispetto agli anni scorsi, e a questo poi va aggiunto l'altro problema. Forse il sindaco prima se l'è dimenticato, no, a parte il patto di stabilità, gli oneri di urbanizzazione che prima ci permettevano di utilizzare nella spesa corrente e che invece adesso non ci permettono più, quindi sono, perlomeno per quanto riguarda il Comune di Fano, ulteriori 800.000 euro, quindi parliamo di 4 milioni di euro in meno quest'anno. Capite bene che fare i bilanci e chiudere i bilanci è davvero drammatico, però anche noi abbiamo fatto la scelta, credo importante, fondamentale, di mettere l'uomo al centro di tutto e quindi di non tagliare i servizi per quanto fosse possibile, per cui Maria ti confermiamo la convenzione tranquillamente e seriamente anche quest'anno e speriamo di farlo sempre proprio con questo principio e facendo ovviamente anche noi, ai noi, dei lavori pubblici, quindi delle strade, delle opere, quello che si può, quello che è possibile. Quest'anno siamo riusciti, grazie a Dio, a mettere in campo qualcosa, speriamo di riuscire a farlo anche negli anni prossimi, però ecco, faccio adesso a questi discorsi che a voi probabilmente poco importano, ma che comunque ci portano a fare delle scelte, come dicevo prima. Tornando all'Unione Cechi, noi Maria siamo davvero orgogliosi di essere insieme a voi davvero sul campo come amministrazione comunale, insieme anche al Comune di Pesaro, per il servizio che insieme riusciamo a dare. Pertanto, devo dire, a Fano, anche col supporto della Curia, è importante dirlo perché la sede dove voi lavorate è appunto data dalla Curia. Io credo che insieme si possa fare un buon lavoro, oggi più che mai è importantissimo essere in rete, lo si fa normalmente, lo si fa con tutte le associazioni di volontariato che, dice bene il sindaco Ceriscioli, sono un grande valore aggiunto che noi abbiamo nelle nostre città, direi nella nostra provincia, perché fortunatamente quello dell'accoglienza e quello del volontariato sono due mondi molto importanti, due valori molto importanti nella nostra provincia, ma nel marchigiano in generale. E quindi ecco, andando dietro a questo, Maria, noi augurando buon lavoro a te e alla vostra associazione, continueremo per tutto quello che possiamo fare a supportare. E ti prego, qualora ci siano delle cose per cui tu ritieni importante che noi possiamo darti una mano, di farcelo sapere. Grazie. Sai che noi hai sempre un appoggio. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Carolina Silvana, sono consigliera provinciale e oggi porto i saluti del presidente Ricci,
Non ho molto da aggiungere a ciò che hanno detto chi mi ha preceduto, perché chiaramente come rappresentanti di enti pubblici hanno espresso con estrema chiarezza il quadro della situazione che stiamo vivendo. Il sindaco è stato molto ricco di informazioni e molto preciso, e la situazione che ha denunciato è veramente una situazione molto pesante che stiamo vivendo anche noi come ente provincia. Tuttavia posso dire che nel piccolo, per quello che compete alla provincia, che la legge in qualche modo impone alla provincia, noi confermeremo. Io so che l'assessore Ciaroni, che è l'assessore ai servizi sociali e sanitari, è in stretto contatto con questa associazione e in qualche modo sono state prese, se non grandi, alcune iniziative per quella che è l'assistenza ai giovani per lo studio. Un regolamento di innovazione è stato presentato e approvato in consiglio in tal senso, anche se mi rendo conto con molta onestà che sarebbe necessario molto di più. Questo è stato desunto dalla ricchissima relazione che inizialmente ci ha fatto comprendere, perlomeno a me, che per la prima volta ho la fortuna di partecipare ai lavori di questa ONLUS, che mi ha dato la possibilità con la relazione di comprendere più da vicino quanto sia ricco l'intervento e quanto sia operosa l'attività fatta da questa associazione, a cui rivolgo tutta la mia stima, e che mi ha dato questa possibilità di aprire una finestra in un ambito che sinceramente in qualche modo mi era precluso. Io rivolgo a voi la massima stima e dico che la disponibilità comunque a un incontro anche da parte dei consiglieri provinciali nella commissione sociale è sicuramente aperto, perché mi sono resa conto di quanto sia importante il lavoro che fino ad oggi avete portato avanti, e quindi se non solo economicamente per il piccolo che la provincia può partecipare, sicuramente come solidarietà per quello che è possibile, per le iniziative che avete in piedi da parte nostra, porto la testimonianza della totale disponibilità della provincia. Io vi ringrazio per l'ascolto che mi avete offerto e vi auguro buon lavoro. Buongiorno, sono Paolo Degliati, sono viceprefetto, saluto ovviamente tutti gli intervenuti, a cominciare dalle autorità, i dirigenti dell'associazione, i soci, tutti gli accompagnatori. Devo dire che né io né il prefetto siamo stati precettati, con la prefettura ha usato tecniche molto più sottili, forse aveva paura di una reazione armata, ma anche per sciogliere un po' il clima, se no stiamo dipingendo la nostra presidente come una sorta di capo di Berlusconiano. È sempre con molto affetto. Assolutamente. No, in realtà io ho accettato molto volentieri personalmente questo invito, anche perché mi dà modo di ricontattare in qualche modo questa associazione che ho avuto modo di conoscere e apprezzare in tempi lontani, quando ancora le prefetture erogavano i benefici economici alle categorie protette. Già da allora ho avuto modo, dicevo, di apprezzare la coesione, la forza, l'incisività, la determinazione di questa associazione, che ritengo svolga un ruolo importantissimo, anzitutto come ruolo di amalgama tra gli iscritti, perché si tratta di una categoria che ha una grave disabilità, la disabilità visiva, e ha necessità, i suoi componenti hanno necessità di stare insieme, di comunicare, di confrontarsi sui tanti problemi comuni. Ma poi l'altro ruolo fondamentale è quello di sostenere gli interessi della categoria, dell'associazione, e quindi svolgere un'attività di sensibilizzazione. Io sono Enzo Belloni, vice sindaco del Comune di Pesaro, un deportato. La Prura ha scritto: se non vai ti mena, è la nota, se ci muori telefonino. Comunque con la Maria noi ci siamo sentiti spesso, quindi ci confrontiamo spesso per qualche problemino che c'è stato. Io sono il genitore di un ragazzo, perché ha 17 anni, non udente, quindi i problemi neurosensoriali sono stati affrontati dalla provincia, qualche scontro l'abbiamo avuto sulla gestione, però cerchiamo di far andare tutte
le cose al meglio. Per quello che riguarda la parte della crisi, della gestione dei fondi sindaco, è stato chiarissimo. Io vorrei, visto che siamo il 21 aprile, se non c'è il sole, è primavera, parlare di qualcosa di bello. Parliamo di sport. Quindi se non diciamo sempre le stesse cose, ci piangiamo sempre addosso, guardiamo insomma le cose dal punto di vista positivo. Lo sport nella nostra città, nel nostro territorio, dà un grande sostegno a chi vive in famiglia o personalmente dei problemi. L'Unione Italiana Ciechi con il calcio ha fatto un gran lavoro ormai da tanti anni, perché il calcio per il tipo eventi e non eventi ha una storia lunghissima. La vela è nata un paio di anni fa con i ragazzi del circolo velico artistico, che hanno dato grande stimolo ai ragazzi. C'è una partecipazione vera, forte, e c'è sempre la voglia di continuare e di fare meglio. Parliamo due giorni fa, ho parlato con Giovanni De Marchis, che è motivatissimo, caricatissimo per ripartire per la nuova stagione. Quest'anno si è aggiunto il tiro con l'arco, dove Giordano ha avuto il suo riconoscimento, anche se è arrivato solo quinto, però sappiamo che ci ha promesso un risultato migliore per i prossimi anni. In più abbiamo aggiunto la pallacanestro, perché i ragazzi della vecchia guardia danno una spinta forte e sincera a sostenere questa associazione. E io gli ho sempre Giordano, tiro il ballo a lui perché lo vedi prima fila davanti, che uno non manca. Diciamo che di fianco sempre la First Lady, la sua fidanzata che è sempre vicino, di fianco alla First Lady. Non so se oggi andrà a Porto San Giorgio a vedere la partita, sì. Presente. Buongiorno a tutti, io sono Zaffini Roberto, consigliere regionale. E per favore, io, tornando sempre al tema della partecipazione, non sono assolutamente, sono volontario da quando ho conosciuto alcuni di voi, soprattutto Augusta, che mi hanno praticamente illustrato quello che è la situazione effettiva di chi ha di povertà. E a me sinceramente mi è venuto un gran cuore al cuore, che ogni volta che sento le difficoltà che hanno quelle che hanno questa disabilità, anche perché io vengo dal mondo della grafica pubblicitaria, lavoro con gli occhi, lavoro con le immagini, lavoro con le emozioni, con i colori, e quindi questo mi ha colpito ancora di più e mi ha messo in una condizione di aiuto, di stare vicino a questa associazione. Ho partecipato a varie cose e soprattutto che siamo impegnati insieme al Presidente, insieme a tutta le sezioni di Pane e Pesaro, per presentare un progetto in regione, un piccolo progetto che era passato, quindi può dirlo, è successo una specie di comica, o tra virgolette, vediamo come, nel senso che era stato provato sia in assestamento, sia dalla Commissione che poi in assestamento, poi passando in fase di bilancio previsionale è scomparso. Io chiaramente come consigliere regionale sono un po' inalterato, cosa è successo? Se non che gli uffici mi hanno detto che essendo l'assestamento così vicino al bilancio qualcosa si è perso, e guarda caso si è perso in questo settore. Io sono molto arrabbiato, per non dire altri termini, però mi hanno assicurato che nel prossimo assestamento ci sarà anche forse ampliato, che non è una cosa esagerata per una regione. Quindi ecco, questo per dire che qualche volta i burocrati, i funzionari, non so se volutamente o meno, ci mettono le mani. Sono Eugenio Pigero, Musini, sono il presidente del Bar di Causa Servizio. Maria è un'amica, per cui ci hanno sentito il telefono e sono venuto. Ma per quanto riguarda, volevo dire, secondo me sì, è vero il discorso che lo Stato ha fatto dei tagli lineari, no? Però è anche vero che mi piacerebbe al giorno d'oggi che i politici, cioè, trovassero delle soluzioni, non che fosse sempre la scusa di quello di quell'altro. Esempio, scusa c'è perché ci sono dei fondi europei, si possono fare dei progetti, i comuni fanno, i comuni di peso possono fare dei progetti, esistono dei soldi in Europa che ancora non sono spesi. Basta avere un ufficio collegato all'Europa e fare dei progetti tranquillamente, cosa che non esiste né a Fano né a Pisa. Si chiama Horizon. Poi per quanto riguarda invece. Non è che rifanno, non è che rifanno. Ma esiste anche per il caso di capitale un limite di voce? Sì, no, stavo ascoltando. Quindi se non c'è
un momento di dialogo. Arriva la spiegazione. Ci sono dei confini progettuali a livello europeo, non sono studiati, ma anche la banda, abbiamo di peggio. Lavora con fare il discorso non c'è questo senso, come la legge regionale 2485, parlavo con il consigliere regionale Filippini, che potrebbe essere sicuramente ampliata, come ampliata nelle varie regioni centrali, invece da noi è rimasta 85 con dei contributi che vanno molto limitati. Non sono d'accordo, vai, posso dare più dati che vuole, dice sì, posso dire che ragiono io. Cioè al discorso che per quanto riguarda, è vero, sicuramente c'è una sensibilità del sindaco di Pietro, è vero che c'è una sensibilità del sindaco di Aguzzi, ma sugli uffici sociali Pesaro sicuramente è molto più sensibile del comune di Fano, questo qui me lo faccia dire, cioè così. E questo in base a cosa lo dice? Poi dopo, perché non si parla da sé, questo non mi sembra carino. Poi per quanto riguarda invece